Bella a tutti, raga, qui è Miro ed oggi siamo qui in questo nuovo video sui pronostici per la decima giornata di Serie A. Andiamo a vedere subito come sono andati i pronostici della nona giornata e diciamo che sono andati abbastanza bene perché ne ho sbagliate soltanto due. Precisamente Napoli-Inter, a cui avevo pronosticato un over 1,5 e giustamente finisce 0-0, e Spal-Sassuolo, a cui avevo pronosticato una X e invece è finita con la vittoria del Sassuolo. Ma io direi di andare subito ai pronostici della decima giornata, dove vediamo la prima partita che sarà Inter-Sampdoria, a cui pronostico un 1, perché sì, la Sampdoria viene da una vittoria eccellente contro il Crotone, ma pur sempre, diciamo, telefonata, si sapeva che comunque la Sampdoria avrebbe stravinto contro il Crotone. Però contro l'Inter, che sta facendo veramente molto bene, è difficilissima, specialmente poi a San Siro, quindi l'1 per me è il risultato più adatto. Atalanta-Verona invece abbiamo visto un Verona che si è risollevato, perché comunque nel derby giocato mezzogiorno e mezza domenica ha, diciamo, ha combattuto comunque contro il Chievo, l'ha fatta sudare la vittoria, però l'Atalanta comunque sia come organico che come singoli è decisamente migliore del Verona. Quindi 1. Bologna-Lazio 2, stessa cosa che vale per Atalanta-Verona. Cagliari-Benevento, ragazzi, 1. 1 perché il Benevento ormai viene da 9 partite consecutive senza vittorie. Abbiamo visto una buona squadra contro la Lazio, abbiamo visto che riusciamo a giocare e quindi penso che i 3 punti ce li possiamo portare a casa. Mi gratto perché non si sa mai, però secondo me i 3 punti finalmente riusciremo a portarli a casa. Me do un'arte grattata che non si sa mai. Poi Chievo-Milan, ragazzi, qui ho sforato, cioè non è che ho sforato, però ho voluto rischiare, perché ho messo 1x, 1x perché la prestazione del Chievo mi è piaciuta veramente tanto contro l'Hellas, è stata la prima partita del Chievo a cui non mi sono addormentato mentre la guardavo. È stata una bella partita e mi è piaciuto come il Chievo ha reagito nonostante l'Hellas avesse segnato il 2-2. Il Milan adesso è in grave difficoltà, manca anche Bonucci per la sfida contro il Chievo e probabilmente mancherà, non si sa ancora, non so se il giudice sportivo abbia ancora deciso qualcosa, probabilmente mancherà anche per Juve-Milan o Milan-Juve, adesso non ricordo, Milan-Juve, sì, Milan-Juve. Quindi diciamo che il Milan è veramente molto in difficoltà, mentre il Chievo sta facendo veramente molto bene. E quindi ho voluto rischiare 1x così. Poi, Fiorentina-Torino. Fiorentina-Torino, gol. Fiorentina-Torino, gol perché comunque il Torino deve riprendersi un po' dopo le ultime due prestazioni. Diciamo quella col Crotone non è stata eccezionale. Con la Roma, onestamente, non ho visto la partita, però comunque un 1-0 sì, ci può sta, magari perde con la Roma, però secondo me il Torino voleva fare di più e quindi magari potrà riscattarsi contro la Fiorentina. Per me ci saranno veramente parecchi gol in questa partita, mentre la Fiorentina ha vinto contro il Benevento, ma c'era da aspettarselo, ha vinto contro l'Udinese con doppietta di Terò, quindi sì, diciamo che alla fine la Fiorentina segna molto di più del Torino. Però non lo so, mi aspetto una bella partita combattuta e onestamente mi aspetto un pareggio. Se devo proprio pronosticare 1x2, mi aspetto un pareggio. Però vedremo. Per sicurezza mi sono giocato il gol. Poi Genoa-Napoli 2, Juve-Spal 1, Roma-Crotone 1, questo manca a dire il motivo perché regà è inutile, e Sassuolo-Udinese X2. Sassuolo che diciamo che si è svegliato un pochino, ha vinto contro la Spal, ha vinto contro di noi purtroppo, e nella giornata prima ha pareggiato col Chievo, quindi comunque sta facendo delle buone prestazioni. Però
c'è un Udinese che dall'altra parte mi convince di più, mi dà più sicurezza, specialmente dopo la partita vista con la Juve. È riuscita a portarsi in vantaggio contro la Juve, poi vabbè, ne ha presi 6, però quello è un altro conto. Non è così facile portarsi in vantaggio contro la Juve, però l'Udinese ci è riuscita. E onestamente mi fido più dell'Udinese, però voglio dare una minima chance al Sassuolo e per questo metto un X2. Detto questo, il video è finito, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate e noi ci becchiamo in un prossimo video.